Un'amministrazione allegra, non improntata ai basilari principi del buon padre di famiglia, che lascerà il comune di Capodorlando in un mare di debiti. I consiglieri del Popolo della Libertà, Rosaria Abate e Daniela Trifilò, attaccano duramente la giunta Sindoni durante il voto sul rendiconto finanziario per l'anno 2014. Non ci aspettavamo certo un cambiamento a conclusione del ventennio sindoniano, che nel 94 aveva ricevuto un avanzo di 3 miliardi di lire e si conclude con un'elevatissima anticipazione di cassa e tanti debiti. Un'amministrazione, proseguono Abate e Trifilò, che privilegia le gestioni esterne dei servizi a quella diretta del comune e, come nel caso della gestione delle aree di sosta a pagamento, perde un'altra opportunità per dare stabilità al personale precario in forza al comune. Attacchi anche sulla vendita del patrimonio immobiliare e sulle politiche turistiche che, secondo i consiglieri PDL, hanno partorito solo scelte sbagliate. Pagano la frustrazione di aver dovuto abdicare alla logica spartitoria e la replica del sindaco Sindoni ai consiglieri Abate e Trifilò. Mai come adesso Capodorlando brilla di luce propria. Noi siamo l'amministrazione che non ha aumentato le tasse e che ha concesso l'acqua gratis agli over 70. In città proliferano gli interventi nell'edilizia privata e nel settore dei lavori pubblici, mentre aumentano le attività commerciali. I consiglieri PDL si rassegnino, conclude il sindaco Sindoni, Capodorlando è la città dei diritti e non dei favori. Il rendiconto finanziario è stato approvato dal Consiglio Comunale con 10 voti favorevoli e 5 contrari.